pastiera di riso, iniziamo dalla pasta frolla con 315 g di farina 0, 2 uova, un pizzico di sale, 5 g di lievito per dolci, 100 g di zucchero di canna, scorza di un'arancia biologica e 125 g di burro freddo. Cotto, anzi direi scotto più che altro, ci servono 150 g di riso carnaroli, 250 ml di acqua, 400 ml di latte, cannella in polvere quanto basta, 80 g di zucchero di canna, scorza grattugiata sempre di un'arancia biologica e 10 ml di olio oppure 20 g di burro. Adesso alla crema di riso vado ad aggiungere 400 g di ricotta, bacino, aroma all'arancia. La ricotta è stata precedentemente sgocciolata. Questo è importantissimo da dire, perché altrimenti andrebbe a perdere troppa acqua. Ed infine 2 uova. Ed eccoci al momento che preferisco, cioè a quello del taglio. Ti dico solamente che appena sfornata e ancora adesso sprigiona un profumo che è veramente la fine del mondo. Vediamo come si presenta. Veramente friabilissima. Ed ecco la pastiera di riso in tutto il suo splendore. E guarda che bella la fetta, anzi direi fettona, piena di crema, e la pasta frolla è fantastica perché è ben dorata. Cosa volere di più se non assaggiarla? La provo subito. Buonissima, molto delicato come sapore, ma veramente straconsigliato. Mi piace. E se anche tu hai gradito questa ricetta, iscriviti, regalami un like e condividilo sui tuoi social.